davanti a quello che avete detto nell'ambito del servizio. Signor Ministro, cosa vuol dire questo? Quindi che è stata solo una manovra politica per dire... Scusi, facciami toccare. Lei non mi può toccare. Lei chi è? E non mi può toccare. Anche sulla donna però, scusi. Certo, meglio. Ministro, perché la gente pensa che quello che lei ha fatto, dicendo che avete fatto la manovra da 40 miliardi, è una manovra politica. Esclusivamente per far bella figura, ma non bastano quei soldi. Propaganda. Avete dato soltanto pochi soldini per un problema veramente grave. Che lei rifiuti il tapiro non è corretto, neanche nei confronti di tutti quei genitori che costantemente, nonostante i vostri soldini, continuano a mandare a scuola i figli col sapone, con gli asciugamani, con la carta igienica. Che cosa pensa del nostro paese? Cosa penseranno anche gli altri paesi? Di un'Italia che ha problemi come questo a livello economico, che non riesce ad aiutare la scuola, i figli degli agenti qua che mi stanno bloccando, tutti i dipendenti pubblici che vanno nella scuola pubblica, devono dare, nonostante questo cordone, nei miei confronti i soldi alle loro mogli per andare a comprare la carta igienica e il sapone da portare a scuola. Non ci sono le tende, fanno le raccolte per comprare la carta igienica, per comprare le tende, loro la difendono. Signor Ministro, ma se faccio un esame di coscienza, quello che è dato sono soltanto briciole davanti ad un problema così grave.